A Taranto avvengono davvero delle cose stranissime, inspiegabili, che vanno poi a creare danni al cittadino, che rendono la vita impossibile al cittadino. Veniamo al dunque. Mi trovo in Viale Magna Grecia, quasi all'altezza, più o meno di fronte alla chiesa San Lorenzo, proprio di fronte alla stazione di rifornimento Eni. Guardate qui questo mistero. Sono state realizzate delle strisce gialle che interdicono, che vietano la sosta e il parcheggio. Vedete, ci sono i divieti appunto di parcheggio e di sosta, ma non si riesce proprio a capire per quale ragione folle, illogica, misteriosa, illogicamente misteriosa, sono state apposte queste strisce gialle, quando invece potevano esserci tranquillamente le strisce bianche, come vedete appunto nel prosieguo dell'area adiacente al marciapiede. Non si capisce, stiamo parlando di una zona in cui c'è una penuria pazzesca di parcheggi, ci sono abitanti di un tratto di Via Lazio, che per sbaglio quel tratto si chiama di Via Lazio e quindi non, che purtroppo per un errore non possono parcheggiare in Viale Magna Grecia, cioè che non hanno il permesso di parcheggio in Viale Magna Grecia, e si vedono sottratti ulteriori posti per parcheggiare. Ripeto, io avrei capito se ci fossero stati dei parcheggi per disabili, ben vengano, per carità, ma un motivo per cui non rendere possibile il parcheggio qui non si trova. Qui stiamo parlando appunto di almeno 3-4 posti auto che sono preziosi e che sono stati sottratti alla fruibilità da parte dei cittadini. Questo è uno dei misteri di Taranto, ma spostiamoci anche di qualche metro e vi faccio vedere altre stranezze. Ecco, vedete, ci stiamo spostando, una stradina che di fatto è interdetta al transito veicolare, la vedete, che poi sbocca proprio su Viale Magna Grecia, con tanto, vedete, di divieto di accesso. Tranquillamente, guardate un po', si può entrare, si passa con le auto come se nulla fosse. Sono stati tolti anche i pali che appunto impedivano il transito delle auto. E quindi qui si scorazza, si passa tranquillamente, moto e auto passano in barba al divieto di accesso. Per non parlare poi della solita questione dei marciapiedi, stiamo parlando di marciapiedi che sono dei percorsi di guerra, che sono così da oltre 20 anni. Un tratto abbandonato di Viale Magna Grecia, una strada centralissima, ma ripeto, mi fa specie questa situazione che vi ho mostrato, di queste strisce gialle che addirittura furono fatte in maniera rapidissima, così addirittura si sono trovati i mezzi appunto che tinteggiavano l'area e le povere macchine che stavano parcheggiate e che, non essendo stata messa una segnaletica preventiva che avvisava appunto i cittadini della realizzazione delle strisce, per 30 e 31 non si sono pure beccate la multa. Quindi una cosa arraffazzonata. Sapete che c'è un periodo, no? un lasso temporale attraverso il quale i cittadini devono essere avvisati per non parcheggiare lì, stante appunto la futura esecuzione dei lavori. Qui, come se nulla fosse, le macchine parcheggiate e i mezzi per tinteggiare. Succede solo a Taranto, ma non finisce così, perché io vorrò risposte precise
da parte di chi ha disposto queste strisce gialle, quindi mi rivolgerò certamente al comando di polizia locale. Ripeto, la storia non finisce qui.